di applauso, insomma, vai a trasformare. È bellissimo questa sera, io sono stata chiamata veramente all'ultimo quasi momento, ma sono felice di essere qui perché raccontare insomma un po' velocemente la storia di Enzo Lepera è qualcosa che mi commuove e mi rende particolarmente orgogliosa. Del resto noi presentavamo già Cosenza questo suo libro nella punta dello stivale, che racconta una storia lunga 50 anni. Immaginare Manta che una galleria d'arte nata nell'ottobre del 73, quindi anche nell'ottobre del 73, in via Imena, Cosenza, potesse diventare un luogo così importante, un cuore pulsante, una fucina inesauribile di arte, di cultura, di bellezza, e durare per 50 anni, veramente è un grande sogno. E solo Enzo Lepera, con la sua forza, la sua caparbietà, poteva veramente riuscirci, perché Enzo Lepera è tante cose, un uomo multisfaccettato, fortemente poliedrico. Enzo è stato docente, ha studiato peraltro legge, tuo padre ti voleva avvocato, però insomma tu hai fatto per 10 anni, poi ecco anche questo. Buonasera, benvenuto. Insomma, lui per 10 anni insomma si dedica all'avvocatura, insegna anche, ma poi decide che quello non era il sogno della sua vita. Il sogno della sua vita era quello di raccontare l'arte e di creare, diciamo, anche in Calabria uno straordinario miracolo, perché Enzo Lepera, vedete, da aprire uno spazio espositivo ha avuto un significato non solo artistico ma culturale, geografico, politico, perché ha significato rompere un isolamento spaziale e geografico, quindi ha significato veramente lavorare, ecco, per rompere, si legge nel suo bellissimo, se facciamo silenzio magari, perché altrimenti c'è l'eco, ha lavorato per rompere le chiama pungenti solitudini artistiche, cioè la Calabria era isolata a livello artistico, invece veramente Enzo Lepera è stato capace di portare il mondo nella Calabria e in quel luogo piccolo grande, quella bottega, perché è una bottega la sua galleria, ha portato il mondo oltre 300 opere esposte, tantissimi nomi più importanti, significativi, che vedrete nella mostra. Lui che è uno storico, uno studioso, un mecenate, qualcuno ha detto anche un mercante, vero? Lo hanno definito un mercante, ma ecco, è stato definito un mercante, lo capite anche un po' in accezione negativa, ma invece un mercante è qualcosa di straordinario, perché ha permesso anche proprio l'acquisto di opere, che queste opere circolassero nelle case dei cosentini, dei calabresi. Ce l'ha raccontata anche con una storia, con i volumi, perché Enzo ci ha raccontato proprio l'arte contemporanea tra 8 e 900, che non era nemmeno conosciuta, quindi ha svolto un ruolo importantissimo, un ruolo significativo, e noi siamo felici proprio di festeggiarlo oggi con questo momento di riflessione. Guarderemo la mostra, ma soprattutto di grande gioia. In questi giorni ha pubblicato, proprio in questi giorni esce un suo volume, una guida bellissima che vi invito poi insomma ad acquistare, è la guida sul MAB, è una guida che racconta il MAB di Cosenza, non solo sul MAB, ma su tutte le sculture che abbiamo, e quindi insomma edita da Pellegrini Editore, è un'opera che è stata appena pubblicata, per dire che Enzo continua, è preziosissimo, perché continua con la sua opera importante di conoscenza, di curiosità,
curiosità e per noi è un mentore, grazie Enzo veramente per quello che fai. Adesso c'è anche tuo figlio con te e con la galleria ed è meraviglioso che questa tradizione, questo cammino, questo viaggio, questa straordinaria avventura possa continuare. Grazie veramente per quello che hai fatto per la nostra terra, che continui a fare, grazie. E allora, abbiamo con noi una serie di amici che ci introducono in quello che andremo a vedere. Ve li presento, abbiamo Roberto Sottile, gli facciamo un applauso, che ha diretto il Museo del Presente insomma per un lungo tempo, e questo è stato l'ultimo tassello, usiamo la parola tassello, di tutta la tua straordinaria programmazione, ce ne parlerai fra breve. Marta Petrusevic, assessore, già assessore di Renzo, docente, unica personalità, bellissima, significativa, amatissima. E poi abbiamo il Maurizio Di Chiello, vi facciamo Di Chiello, Di Chiello. Ah, Di Chiello, dico giusto? Signore, io mi chiamo Maurizio Di Chiello. Critico d'arte, ho curato, ecco, tra i curatori di questo bellissimo catalogo, e poi di Slema Io, a cui faccio un applauso, critico d'arte, storico, curatore di questa bell'opera. E allora io passo la parola a Roberto Sottile, che vi presenta la mostra che andremo a vedere, le 50 opere, una per ogni anno, delle cantiline di questa meravigliosa galleria. Buonasera a tutti, benvenuti al Museo del Presente. Io voglio davvero ringraziare Enzo e Giorgio Vedere per avermi invitato questa sera al museo, per avermi invitato a essere insieme a voi in queste giornate di allestimento al museo. E per me davvero è emozionante, perché come parlavo prima anche con Antonietta Cosa, che davvero ringrazio, consigliere delegata alla cultura del Comune di Cosenza, per essere questa sera insieme a noi. Pensare che oggi possa aprire una galleria e occuparsi di arte per i prossimi 50 anni è una cosa irrealizzabile, specialmente dalle nostre latitudini. Immaginiamoci qual era la forza e qual era davvero lo spirito nel 73 avviare un'attività del genere. Quindi davvero grazie a Enzo, grazie a Giorgio per continuare a regalarci il vostro impegno nell'arte, e in un'arte che guarda non solo la città di Cosenza ma la Calabria, questo giorno intero, davvero con entusiasmo. Io brevemente, perché siamo messi d'accordo di fare interventi brevi in maniera tale che possiamo salire a vedere la mostra, voglio un po' raccontare come nasce il 50° anniversario qui al Museo del Presente. Enzo mi chiama nel 2019, all'inizio del 2019, ricevo una telefonata di Enzo. Io all'epoca ero qui nel museo della direzione artistica come collaboratore dell'assessora Petrusevic al Comune di Rete, e mi chiama dicendo che stava lavorando nel 2019, quindi immaginate che la visione di Enzo, insieme a Giorgio per le celebrazioni dei 50 anni del triangolo nel 2023. Naturalmente parliamo di 5 anni prima. Allora ne parlo, do ad Enzo un sì di massima e ne parlo con l'assessora, che naturalmente abbiamo quindi accolto immediatamente la proposta di Enzo e l'abbiamo calendarizzata. E ogni tanto, non mi nego che negli anni del 2020, 2021, 2022, ogni tanto andavamo a guardare queste pagine bianche dove 5 anni dopo avevamo una certezza, cioè ottobre 2023, il 50° anniversario della galleria Il Triangolo. Voglio poi aggiungere un altro passaggio fondamentale. Come dicevo prima, Antonietta, questa mostra, per ciò che
riguarda è davvero con il triangolo chiudo il cerchio della mia programmazione al Museo del Presente, perché già nello scorso nella scorsa estate, nello scorso luglio, quando ho parlato con l'assessore Pedro Secci, dove gli avevo prospettato che da lì a breve avrei lasciato la direzione del museo, che avrei massimo continuato qualche altro mese fino all'inizio del 2023, per poi dedicarmi sempre al mondo artistico, diciamo fuori regione, e gli dissi che comunque la programmazione del Museo del Presente era al riparo, cioè c'era già tutta la programmazione che si sarebbe conclusa con la ciliegina sulla torta, appunto la mostra sui 50 anni della galleria in triangolo. Quindi sono doppiamente contento questa sera, nel senso che comunque da febbraio in poi fino ad oggi quello che era stato messo in cantiere è stato portato a termine, e quindi il mio ringraziamento va anche a tutto il personale del museo, alla loro amministrazione comunale con l'assessore Petrutevic, e anche, diciamo, in quest'ultima fase ai commissari prefettizi del Comune di Rende, che hanno confermato questa programmazione, non hanno, diciamo, obiettato oppure, diciamo, bloccato la programmazione. Mi auguro che a dicembre in poi il museo possa, nel 2024, che ricorre una data fondamentale, con i 20 anni del Museo del Presente, continuare a programmare e ad avere iniziative come questa di questa sera, che rappresenta davvero un momento di eccellenza all'interno della nostra regione. Quindi davvero grazie e buon museo a tutti e buon triangolo a tutti. Grazie. Bellissima questa immagine, insomma, col triangolo si chiude il mio cerchio, se ne aprono per tanti, tanti altri. Marta Petrusevici. Buonasera a tutti, ringrazio prima di tutto Enzo per esserci e poi anche per avermi invitata stasera. Il mestiere del gallerista è un mestiere assolutamente particolare ed è tutto sommato non presente dappertutto e non da sempre. Cioè, una idea della galleria d'arte è un'idea ottocentesca, è un'idea che va verso la democratizzazione del collezionismo, cioè anche il periodo quando le collezioni, ricche collezioni private, cominciano a aprirsi, a costituirsi i musei. Però la galleria d'arte è un'altra cosa, sono, e in realtà è lo spirito imprenditoriale dell'Ottocento che mette, pensa all'arte, e dunque in realtà ci si riferisce all'arte, in realtà già all'arte contemporanea, pensa al mercato dell'arte e pensa anche da imprenditori a scoprire, proteggere, lanciare e anche collezionare, perché tutti i grandi galleristi di cui conosciamo le biografie poi alla fine ce l'hanno delle collezioni da cui non si vogliono separare. Però l'idea del gallerista è l'idea dell'intrapresa, dell'impresa, dell'imprenditorialità che entra nel mondo rarefatto dell'arte, cioè nel mondo dove che il fatto di artisti che vogliono e devono sempre e di mecenati che aiutano. Questi galleristi dunque sono anche loro mecenati. La figura classica del gallerista è quella che cerca e trova artisti giovani, artisti alle
che scommette su di loro e che li accompagna per la vita. Dal punto di vista dell'artista è una cosa come l'appartenenza a una setta. Tu chiedi a un artista perché sta andando a Londra o a Cosenza, perché il mio gallerista è lì, è come dire il mio psicanalista è lì, o il mio, non so, il mio guru è lì. Cioè il gallerista ha il suo gallerista. Essere abbandonati dal gallerista è una cosa che gli artisti si ricordano per anni, per volte dicono: ha fatto bene a abbandonarmi, così mi sono trovata meglio. In realtà è un legame assolutamente fortissimo. Le gallerie d'arte nascono e muoiono con una rapidità assolutamente straordinaria. Io sono tornata ora per la prima volta a Parigi dopo anni di assenza. Sono andata in questa stradina delle gallerie nuove, erano tutte nuove, una, due di quelle che c'erano qua. Ecco, poi ci sono questi galleristi che lo fanno di padre, in figlio e poi anche di nonno. Enzo è già uno di questi, cioè non è che lo diventerà, è già uno di questi. C'è Giorgio che, come dire, l'accompagna già da più di 10 anni, però che gli piace, che è un mestiere che gli piace e che lo vede un po' meno, me lo diceva lui stesso, dunque non spero segreti, lo vede meno da collezionista più da gallerista, mercante d'arte, marchand. E poi c'è una nipotina che crescerà in mezzo alle collezioni e alle gallerie. Dunque spero che fra 50 anni ci ritroviamo qui, forse un pochino invecchiati, ma a celebrare il centenario ci ritroviamo. Enzo, grazie e grazie. Grazie Marco, grazie. Insomma, Enzo, dicevamo, un gallerista, un mercante, un collezionista, uno studioso, un ricercatore. Passo la parola a Maurizio Pitiello. Io ringrazio Antonietta, le dedico di citare quel nome. Allora, sono qui per Enzo e per Giorgio perché c'è una linea di continuità familiare in questo spazio. Vorrei anche salutare gli amici Toni Carpentieri, Fiodolino e Coltellaro, Giorgio di Genova e Roberto Sottile. Giorgio di Genova lo salutiamo, non c'è più, da 25 anni, lo salutiamo con una pace. Fatto appena in tempo a scrivere e questa cosa ci fa piacere perché lui è stato sempre vicino a Enzo De Pena, vicino a me quando noi abbiamo percorso i percorsi con Rubettino, editore qui di Terra Calabra, altissimo editore di livello. Io so che De Pena è napoletano per gli studi, perché ha frequentato giustamente giurisprudenza, i grandi docenti universitari della Federico II e già si interessava d'arte, andava negli studi degli artisti e si presentava in maniera tranquilla, umile e da lì cominciava veramente il suo itinerario di gallerista. Credo che noi potremo sempre accogliere chi vuole bene alla mia città, Napoli. Io sono di Napoli, ovviamente, e quindi lo accoglieremo sempre bene e benissimo. E la sua è stata un'attività giusta di educazione alla cultura. E lui ha portato alla conoscenza di un'educazione visiva da una parte, quindi poi ha alimentato una sensibilità visiva nei cosentini e nei calabri.
E questo è stato fondamentale per poter dirigere l'arte contemporanea su giuste fondamenta di collezionisti. Poi Israele Maioro, che è qui al mio fianco, un applauso anche a lui perché è stato dirigente nelle note critiche, e lui che diciamo ha avuto il portato critico per tutti quanti noi. Noi abbiamo scritto della nostra amicizia con Enzo, io ho cercato di non dimenticare tutti i vari passaggi comuni, e noi abbiamo anche il senso della joie de vivre, ci vediamo in varie città, talvolta facciamo degli appuntamenti a mezzanotte o alle 9 del mattino in centri completamente diversi pur di incontrarci, e questo ci fa piacere perché noi inseguiamo l'arte, ma dobbiamo prima di tutto inseguire gli artisti. Antonietta ha parlato, di Cosenza, cioè che Le Pera ha portato il mondo a Cosenza, giusto? E allora io, che appartengo a una città mondo, invito sempre a collaborare con noi Enzo Le Pera, perché so che lui ama la vita. La sua passione è stata una passione onesta, reale, nei confronti di una bellezza varia, variegata, composita, di qualità e di sensibilità. Lui prima era green, ora è certamente evergreen. I suoi 50 anni di galleria ce lo dimostrano tutto. E poi vorrei dirvi che qui sono passati per la sua galleria, per il suo spazio, che è uno spazio vitale, emergenti e storicizzati, e sono ben contenti di ritornare. Molti di questi emergenti poi sono diventati storicizzati. Lui ha cominciato come grande maestro con Treccani, ma andrà avanti, credo, da consulente, da collaboratore dello spazio che ha inventato, fatto nascere. E io spero con lui di passeggiare per via Roma, per via Chiaia, per via dei Mille, che sono le vie note e nomi della mia città, perché avrei un flaner cosentino al mio fianco. Grazie. Grazie, grazie. E mentre parlava, mi faceva venire in mente un'immagine bellissima di Enzo sempre nella sua galleria. Io ero giovanissima, insomma, cominciavo a scrivere per i giornali, magari lo chiamavo e lui diceva passa, passa, che ti mostro tutto quello, poi te lo racconto, perché è vero, ha svolto un ruolo importante, proprio conoscitivo, ma anche formativo, educativo, perché allora l'arte, veramente lo diceva anche Marta, era difficile trovarla in città, quindi tu per i giovani veramente hai svolto questo ruolo di grande formazione, sempre là, ti abbiamo trovato sempre la pasta che ti offro un caffè e ti racconto tutto ciò che c'ho di nuovo. E la sua galleria ha tutta una serie anche di cunicoli nascosti, cioè non è tutto ciò che si vede, ci sono dei luoghi meravigliosi nascosti, degli anfratti in cui è vera magia poter entrare. Vi auguro di poterlo fare, insomma, io ho avuto questo onore di entrare in questi recessi straordinari di Islay Maioro. Buonasera a tutti e grazie di essere venuto, ovviamente. Allora, siamo in pieno periodo post-Covid, no? No, c'è la gente, prima non c'era. Prima di parlare due minuti dell'artista e dell'amico Enzo, volevo soltanto fare un annuncio pubblicitario, se me lo permetti, di dire che c'è un'eccellente mostra alla Galleria del Triangolo di un fotografo che si chiama Giuseppe Vincenzi, e io con tutta la mia umiltà vi consiglio di andare a visitare quella mostra. C'è stata la settimana scorsa e dura ancora la settimana. Esatto.
è particolare questo amico Enzo, particolare perché si occupa di del linguaggio, ovviamente, di contemporaneità alta a livello nazionale, però allo stesso momento nella vita quotidiana viviamo con una semplicità enorme, diciamo che viviamo un po' il patto intellettuale, no? In cui ci scambiamo delle idee, delle cose, e si crea questa catena, questo meccanismo intellettuale che fa che ci siamo ritrovati, io ho accettato volentieri, anche vedendo la lista di artisti che dovevano esporre, mi sono incaricato con molto piacere a vivere con la scrittura le emozioni che voi avrete tra poco quando visiterete la mostra. Enzo poteva non fare niente, poteva, come qualunque persona di, non di offendere, ma di una certa età, no? Poteva stare a casa, godersi la televisione e vivere, no, perché c'è questa malattia che è innamoramente dell'altro, c'è questa malattia che fa che non riesce ad essere inattivo di fronte all'opera d'arte, non riesce ad essere inattivo di fronte all'emozione fisica con un pittore, una telefonata, un dialogo, e raramente ho visto una persona così deliziosa verso il mondo dell'arte e degli artisti, e su questo guardate che è una cosa abbastanza rara. E allora ho scritto qualche anno fa per una pubblicazione sua un testo che aveva intitolato Il fiume dell'inverno, parlando dei fiumi, riferendomi a Ungaretti, ed effettivamente un fiume, perché è vero che la mostra sono 50 anni di attività, dunque 50 anni, 50 opere, 50 artisti, ma avrebbe potuto tranquillamente, senza problema, moltiplica per lui e fa 50 anni di attività con 100 artisti, 150, 200, tale e la sua impostazione lavoratrice all'interno del tessuto creativo calabrese e anche nazionale, parlo di artisti calabrese ma che vivono in altre città. Lui ha, io gli darei una medaglia, una, che è quella di avere insistito con grande difficoltà a portare in avanti il discorso del contemporaneo, del linguaggio dell'arte contemporanea, dell'espressione plastica del contemporaneo in Calabria, perché se non c'era stato lui, sarebbe a Cosenza, ma anche in altre città, sarebbe rimasti a parlare un po' della pittura dell'Ottocento, del Seicento, ma non ci sarebbe mai stato una tale progressione creativa di artisti che poi, attenzione, quando c'è una mostra come questa, significa che poi nascono rapporti tra gli artisti, nascono complicità tra gli artisti, e da lì che si forma poi quello che si può dire volgarmente l'ambiente artistico. Tutto ciò è accaduto grazie a Enzo, ma insisto, senza aiuti, con i suoi sforzi personali, senza appoggi da quello che so, no? Senza appoggi d'ordine politici, gli artisti che ci saranno in mostra sono strepitosi, sono bellissime persone, io parlo di Anelli, di Arabia, Arcuri, Atina, Barone, Belcastro, Biffi, Cardenas, Cataldo, Celi, De Chirico, Cenelli, Consoli, Correggia, Cortellessa, Credito,
dalle donne, tutti gli artisti che hanno lavorato ovunque in Italia, Sessa, Lucca, Ferracina, Fragamento, Fragomà, Gianotta, Cubinetti, Lanzione, Legato, Mimo Legato che è presente, Maglie, Marini, Marà, Max Mara che abita nel nord però che non ha tutto l'opera sua, di un pregio e tutto, Minuti padre, Minuti figlio, Molinari, Negro, Negotera, Novacco, Palavicini, Maria Camilla, Bonessa, Peppe, Piccitore, Puglia, Veneziano, Romanelli, Ronzoni, Rossi, Saladino, Sergio, Spanò, Spina, Talarico e Viterbini. Ecco, queste sono le nominative, ma giusto io lo cito, le artiste che sono state inserite in catalogo. Su questo io vi auguro una buona serata, godetevi veramente questo spettacolo delle opere d'arte che c'è sopra e ti abbiamo mille grazie. È proprio vero, come diceva Salvatore da Ricchi, l'arte è fatta per disturbare, Enzo, proprio per disturbare. Io chiedo a chi fuori di fare silenzio perché viene molto chiasso e non riusciamo ad ascoltarci, magari se lo diciamo, insomma. Vai. A voi tutti buonasera e grazie per la partecipazione. Io non mi commuovo spesso. E stasera sono un tantino confuso perché è una serata che decisamente per me è particolare. Festeggiare 50 anni di attività di gallerista è una cosa che non accade spesso né in Calabria né anche in Italia. Sono poche le gallerie che durano il tempo per così tanto tempo. Ringrazio intanto Roberto Sottile e Marta Petrusevic perché loro sono stati dei protagonisti per questa mostra. Marta perché ha consentito, quando era assessore alla cultura del comune, di consentire appunto la realizzazione della mostra. E Roberto, senza l'opera del quale questa mostra non ci sarebbe stata, e dal punto di vista critico e dal punto di vista materiale proprio, cioè con Roberto il rapporto è un rapporto consolidato e gli voglio bene per questo perché la nostra amicizia ormai è da tanto tempo che dura e durerà ancora nel tempo. Ringrazio poi la mia amica, amicissima proprio, perché ogni volta che la chiamo lei è sempre disponibile, è sempre pronta anche a te. Maurizio è venuto apposta da Rami, quindi volete che non ringrazio Maurizio. Oltretutto con lui ci conosciamo dagli anni 80, ne abbiamo fatte le cose assieme, di quello che le assieme, di volumi, di biennali, ne abbiamo intentate, ne abbiamo fatte tante, perché lo Setaggi ha definito un suo scritto un uomo d'arte, è una definizione che mi ha fatto molto piacere, perché di arte mi sono sempre impastato, cioè l'arte per me è stata nel mio DNA. Se ho lasciato della professione, ho lasciato di fare l'avvocato, ho lasciato poi di fare il professore, sono andato col minimo di pensione, appunto per interessarmi l'arte in modo attivo, fattivo, e insomma, mi è andata bene, diciamo che questo rovello, questo cosa può dire, cosa va a dire una testa, insomma, questa idea di interessarmi l'arte, ma del liceo ha continuato poi all'università a Napoli fino ad aprire nel 73 la galleria. Galleria che ormai non mi appartiene più, perché la galleria oggi è di mio figlio Giorgio, e lui è il titolare della galleria. Io sono semplicemente un consulente non esterno, interno, perché in galleria vado, prendo la galleria, e come è lui che deve farsi strada, la sua strada, e voglio augurare appunto che continui più e meglio di me.
non dovere dire altro se non quello che ormai ha trovato per un brindisi e poi di vedere la vostra. Ringrazio tutti gli amici che sono venuti da fuori, da Calazzaro, da Vigo, ne vedo tanti anche da molto più lontano, Nicola De Bucca che è venuto da un paese lontanissimo, da dove non ricordo dove, di dove sei, ecco, da dove non c'è, per cui hanno fatto chilometri, ma io è venuto da Reggio Calabria. Io vi ringrazio per questa partecipazione e viva l'arte e viva il triangolo. Sia un momento difficile a livello di umanità, perché stiamo vivendo momenti difficili e l'umanità ha bisogno del sublime, e il sublime del sublime è l'arte, quindi nutriamoci d'arte per questo momento veramente difficile a livello mondiale. Grazie Enzo per quello che hai fatto e continui a fare nel mondo dell'arte, tu che sei un cercatore di pepite d'oro. Grazie a tutti.